Allora, ragazzi, la situazione di Concord è un disastro, credo, senza precedenti o quasi nella storia del gaming. Credo che neanche giochi come Anthem o altri live service siano riusciti a fare così male al proprio lancio. Ed esattamente come tantissime persone si aspettavano che sarebbe stato, Concord è Doha, ovvero Dead on Arrival, cioè il gioco è partito morto. È una situazione allucinante, ma è una situazione che tanti di noi si aspettavano, in particolare anche il nostro zio Sexy aveva parlato molto male del gioco. Io l'avevo provata la versione beta e devo dire che per quanto fosse un gioco totalmente piatto e che non aggiunge assolutamente nulla al panorama degli hero shooter, era un gioco comunque con una buona grafica, un gameplay piacevole, una buona diversificazione, ma appunto non aggiunge assolutamente niente a quanto già fatto da Overwatch e compagnia. Quindi posso capire che non abbia successo, soprattutto alla luce del fatto che viene venduto 40 euro, che non è free to play. Comunque, che cosa è successo? È successo che sono passati quanto? 2, 3 giorni da quando è uscito? Andiamo su Steam, sto gioco ha 343 recensioni. 343 recensioni per un live service AAA di questo tipo vuol dire che poca gente l'ha comprato. E se andiamo ad approfondire e andiamo su Steam Charts, vediamo che il picco di sto gioco è stato di 660 giocatori. 660 giocatori. Imbarazzante per un gioco di questo tipo e che è stato in sviluppo a quanto pare per 8 anni. Suicide Suicide Squad. Squad, se non ricordo male, che è stato un flop colossale, Mamma mia. ha fatto 13.000 giocatori di picco. Il gioco single player, ok, venduto a 60-70 euro, un buco di un sacco di milioni di dollari, ha fatto 13.500 giocatori di picco. Capisco che siano due generi molto diversi, ma porca Eva, rendiamoci conto di che cosa stiamo dicendo quando diciamo 660 giocatori, raga. Oddio, probabilmente dopo la fase beta si aspettavano che il gioco sarebbe andato male, ma io francamente non credevo che sarebbe sceso sotto i 1.000 giocatori connessi a giocare, cioè è proprio una cosa devastante. La beta è stata giocata pochissimo, questo lo sappiamo. 660 sono solo Steam. Sì, è soltanto Steam, infatti questa è un'altra cosa di cui dobbiamo sicuramente parlare. Il loro problema è stato il fatto di arrivare in ritardo in un genere a cui fondamentalmente non gliene frega più niente a nessuno, o che comunque è ampiamente saturo nel mercato, c'è veramente troppa offerta per quanto riguarda gli hero shooter. Sono arrivati in ritardo, sono arrivati con uno sviluppo di 8 anni, e 8 anni per sviluppare un gioco del genere io non riesco a capire cosa hanno fatto per 8 anni, perché è un hero shooter, non è uno Skyrim, non è un Elder Scrolls, non è un gioco dove puoi andare a spendere tutto questo tempo in cosa? Nemmeno credo Breath of the Wild ha richiesto tutto questo tempo per essere sviluppato. Loro realisticamente hanno cominciato lo sviluppo di questo titolo in un periodo in cui gli hero shooter erano molto richiesti, andavano per la maggiore ed erano insomma la moda del periodo. E su questo, ok, quindi realisticamente all'epoca poteva aver senso cominciare lo sviluppo di un gioco del genere. Ma è chiaro che in 8 anni cambiano i gusti, cambia quello che c'è nel mercato, cambia un po' tutto. E se tu vai con un gioco venduto a 40 euro in un mercato pieno di proposte che sono totalmente free to play, ok? C'è tantissima gente che parla del nuovo coso di Marvel, che è totalmente free to play, ovviamente, come alternativa a questa. Cioè, Il che coso di cosa Marmer. è Oddio, quella Marvel? porcheria lì. Quella porcheria lì, ecco, che sembra un gioco Madonna. mobile, se vuoi, però ha l'IP di Marvel, ok? Che comunque con gli Avengers tutto sommato è ancora un IP molto forte. Quindi tu puoi essere interessato magari al genere degli hero shooter e ti puoi fare un tentativo perché comunque è gratuito e free to play, te lo scarichi e lo provi. Oppure magari sei uno che apprezza gli Avengers o comunque i personaggi di Marvel e te lo vuoi giocare perché dici, ah, ci sono i personaggi che mi piacciono, cioè è un IP forte. Questi invece sono personaggi completamente creati da zero, creati male,
francamente creati male, che sono totalmente privi di carisma e non sono free to play, non è un qualcosa di free to play, è qualcosa che devi pagare anche semplicemente per giocartelo, almeno per quanto riguarda appunto il PC. Sul discorso dell'assenza di carisma da parte dei personaggi c'è anche da tener conto del fatto che vi ricordate come hanno presentato questo gioco? La prima cosa che hanno fatto quando loro hanno presentato Concord è stato mostrare quel trailer fatto in computer grafica dove mostravano i personaggi intenti a... Cos'era? Erano all'interno di un bar all'inizio, c'erano proprio Sì, questi sì. qua, Sì, ti ricordi tu? C'erano sì. proprio questi personaggi qua che ci sono nell'immagine appunto del logo. Come se l'idea che avevano fosse di creare un qualche tipo di lore, un qualche tipo di storia con cui renderli più interessanti in qualche modo, ma chiaramente senza riuscirci, perché una delle prime cose che vennero dette fu: non gliene frega niente a nessuno di sti tizi, chi sono, che cosa mi rappresentano, a parte il fatto che sono bruttissimi. E in un gioco in cui vai a mettere i cosmetici, partire così non è una cosa saggia. Ma poi hanno cercato di dare una storia in un contesto a cui non gliene fregava nessuno di una storia. Cioè, l'hanno presentata, hanno cercato proprio di spingere su una trama, una lore, che poi alla fine non c'è, non è nulla, non si fa così, ragazzi. Cioè, hanno sbagliato. Helldivers 2, Marathon, Concord e l'acquisizione di Bungie sono tutti farina avariata del sacco di Jim Ryan? Assolutamente sì. Jim Ryan era del parere che si dovessero creare 12 live service interni a Sony e ha cominciato a fare sta porcheria con tutto quello che ne è conseguito. Io Helldivers 2 non lo considero un fallimento perché comunque il lancio di Helldivers 2 è andato splendidamente, quindi loro hanno fatto un mare di soldi. Poi, ok, probabilmente il Helldivers 2 non si manterrà troppo a lungo come live service per le difficoltà che sta avendo, però tutto sommato credo che sia sicuramente un gioco che è andato in positivo. Anche perché se andiamo a guardare i numeri di Helldivers 2, comunque non mi pare che scendano sotto i 30.000 giocatori per adesso. E consideriamo che man mano che la tua... Ok. 26.000 giocatori, ma consideriamo che man mano che la tua user base scala, quello che tu puoi fare è sempre andare a ridurre la quantità di investimenti che ci vai a mettere. Helldivers 2 è in una parabola discendente ovviamente da quando è uscito, ok? Però ultimi 30 giorni vediamo un piccolo incremento nel numero di giocatori, quindi secondo me se lo giocano bene Helldivers, quantomeno come investimenti, si riesce in qualche modo a tamponare al fatto che vanno scendendo i giocatori. Ragazzi, ricordiamoci che Square Enix è ancora vivo e in profitto Final Fantasy XI, ok? Che riceve costantemente aggiornamenti, non aggiornamenti giganteschi, ma è un gioco dell'inizio degli anni 2000 e che riesce ancora a fare cassa per Square Enix. Quindi è sempre un discorso di quanto investi e quanto ti entra nelle tasche fondamentalmente. Comunque, Jim Ryan adesso è eliminato. Ovviamente l'acquisizione di Bungie è stata anche fortemente voluta da Jim Ryan e per il momento è stata una scelta sbagliata perché la situazione di Bungie non era positiva, non era un'azienda da comprare o comunque probabilmente oggi non vale ciò che Jim Ryan e Sony l'hanno pagato. Quanto è stato? 2 miliardi e 3, se non ricordo male, per comprare Bungie? Considerate la situazione di Destiny e tutti i progetti cancellati, licenziamenti e tutto il resto, ho fortissimi dubbi sul fatto che Bungie possa valere ancora una cosa del genere. Potevano fare una cosa figa, mettere in Concord i personaggi e le icone dei giochi Sony? Creare un live service che fondesse tutte le esclusive di Sony in uno. Ma guarda che bella idea, Chris. Vero, C'è Angels? stato il Smash Bros. Potevano fare una cosa simile, ma come Hero Shooter. Noi dobbiamo considerare che questo picco di 660 giocatori riguarda soltanto la versione PC del gioco, ok? Non riguarda la versione Sony, la versione PlayStation. Con la macchina PlayStation, Sony è stata più intelligente perché non ve lo fa necessariamente pagare 40 euro. Vi dice, se voi siete iscritti a PlayStation Plus,
Ok, con il tier più alto, tra l'altro, di PlayStation Plus, se non erro, voi potete giocare a Concord gratuitamente. Allora, nella versione americana di PSN, dove loro consentono in pratica di lasciare le recensioni per i giochi, non so se è possibile farlo anche nella versione italiana, vediamo che le valutazioni di Concord sono di oltre 10.000 persone, ok? Di contro, se andiamo a vedere su Steam invece, sono 340, ok? Significa che comunque su PlayStation, dove il gioco potremmo dire è free to play insomma, se avete l'abbonamento, c'è tantissima gente in Possono più. chiudere la testa. Sì, ok. Ma è una maniera in cui loro comunque possono marketizzarlo, cioè vi stanno dicendo: se voi avete il PlayStation Plus, potete giocare anche a questo gioco che è un'esclusiva first party che io metto dal day one per i giocatori indie. Ok? È una scelta più sensata, secondo me, quella. Tutto questo discorso per dire che su PlayStation la situazione è un po' più positiva rispetto a quella che vediamo su Steam, ovviamente, perché lì il gioco in qualche modo è free to play. Non ho dubbi sul fatto che se il gioco fosse free to play su PC, ovviamente vedremmo un mare di gente in più che quantomeno lo prova, ok? Quindi io credo che la scelta di metterlo a pagamento sia ciò che ha dato la mazzata più brutta a questo gioco, e credo anche che non abbia aiutato in alcun modo il fatto che questo gioco è uscito a cavallo di un mostro come Wukong. Ok? Wukong al momento è oltre. Wukong in 2 giorni ha venduto 10 milioni di copie, raga. C'è tantissima gente in questo momento che è lì. C'è The First Descendant che, a dispetto di una mediocrità generalizzata, è un free to play che prende tantissima gente interessata ai live service. C'è il coso di Marvel che sta interessando tantissima gente proprio perché è free to play. Concord si trova in una posizione che peggio di così non potrebbe essere. Il discorso quindi è Sony deve decidere che cosa deve fare. Soluzione numero 1, accettare il fatto di aver fallito con Concord e aspettare che il gioco muoia secondo il suo ciclo vitale normale. Oppure, quella che secondo me sarebbe la soluzione più sensata in questo momento e considerata questa situazione pessima, dovrebbero, secondo me, immediatamente ristrutturare il sistema di progressione interna del gioco per poter trasformare la produzione in free to play, rimborsando chi l'ha comprato. Questa è la mia idea, ragazzi. Roxas, capisco la perplessità riguardo Sony che rimborsa, ma non vedo alternative. Quando ci fu il lancio di 3DS da parte di Nintendo, la console fu lanciata a un prezzo troppo alto e fuori mercato che portò tantissimi potenziali acquirenti a ignorarla completamente, a non acquistarla, e le vendite di 3DS andarono malissimo, ok? Nel giro di pochi mesi Nintendo prese la decisione, sicuramente sofferta, di tagliare il prezzo della console per piazzarla all'interno di un mercato dove potesse effettivamente vendere, ma considerato che era passato così poco tempo tra l'inizio della commercializzazione e il taglio prezzi, decise di compensare, almeno in parte, i giocatori che l'avevano comprata a prezzo pieno. In quel caso specifico, quello che fece Nintendo fu di rimborsare, tra virgolette, dandogli in regalo dei giochi sulla Virtual Console. Praticamente erano dei giochi per le vecchie piattaforme Nintendo all'interno di 3DS. Una maniera per farsi scusare in qualche modo. Quando Google lancia Stadia e una serie di persone comprano i giochi su Stadia e dopo un tempo relativamente breve, Google decide di chiudere il servizio. La decisione di Google è anche quella di rimborsare tutti i giochi che sono stati comprati su Google Stadia, tutte le periferiche, e
e tutte le spese che sono state fatte dai giocatori durante questo esperimento fallimentare da parte della compagnia. Quindi Stadia chiude, ma voi tranquilli venite rimborsati. Concord si trova in questa situazione identica, secondo me, cioè può essere recuperato, ma credo che chi ha speso dei soldi in questo momento debba essere rimborsato. E credo che Sony debba scendere a patti con questa verità. Non deve farlo necessariamente, può anche lasciar morire questa IP, può anche lasciar morire questo gioco, cosa che sicuramente succederà nel giro di poco tempo, se guardiamo i numeri. Ma da parte mia credo che la soluzione migliore sarebbe appunto quella di semplicemente rimborsare chi l'ha comprato, trasformare il sistema di progressione mettendo dei classici Battle Pass, che possono essere comprati come microtransazione e monetizzare in quel modo piuttosto che con i 40 euro per l'acquisto del gioco, secondo me. Ma si regaleranno un anno di... Ok, Chris, questa cosa per dire potrebbe essere sensata. Regaleranno un anno di plus a tutti e via. Secondo me gli costa di più mantenerlo per 2 anni. Questa cosa che dice Chris di regalare un anno di PlayStation Plus a tutti potrebbe essere una mossa intelligente per gli utenti PC, perché consideriamo che la maggior parte delle vendite sicuramente saranno avvenute su PC e non su PlayStation, dato che su PlayStation lo prendi con il Plus gratuitamente. Se tu dai ai giocatori PC il tier più alto di PS Plus, quello che ha praticamente PlayStation Now incluso, se non ricordo male, si chiama PlayStation Now, Mi pare di sì. loro teoricamente, i giocatori PC possono giocare in cloud ai titoli PlayStation, quindi li rimborsi, tra virgolette, e gli dai anche la possibilità di giocare ai tuoi videogame su PC, quindi in qualche modo è come se ti stessi anche facendo per un anno pubblicità da sola con gli utenti PC. Sì, Chris, voglio, esiste il cloud di PSN su PC. Tutti i giochi di PlayStation Now sono giocabili su PC, certo. Io non ho nessun dubbio sul fatto che quello che sta succedendo adesso a Concord avrà delle ripercussioni gigantesche, ragazzi, su Marathon. Perché non esiste che un gioco arrivi a floppare in questa maniera internamente a Sony come first party, dopodiché loro continuano a svilupparti Marathon come ibrido praticamente extraction shooter. Senza considerare che l'interesse verso questa categoria di titoli è cambiato nel corso degli anni e che c'è tantissima offerta all'interno di questa categoria per il momento. Di Marathon noi sappiamo al momento che la struttura dovrebbe essere quella tipica degli extraction shooter, con elementi presi da hero shooter, ma che dovrebbe anche essere commercializzato a un tot, quindi che non dovrebbe essere un gioco free to play, per quanto se ne sa fino a questo momento. Io sono assolutamente certo che guardando quello che sta succedendo con Concord, sia Sony che Bungie un paio di domande in questo momento se le stanno facendo. Ci sono stati alcuni sviluppatori di Concord che sono andati su X, Twitter, come volete chiamarlo, che hanno festeggiato, tra virgolette, l'uscita del gioco, dichiarandosi, questo era un certo Xander o Xander, qualcos'altro. Comunque è un animatore di Concord che ha pubblicato questo tweet dove diceva: oggi è il giorno di uscita di Concord, sono così incredibilmente orgoglioso del team e di ciò che siamo riusciti a ottenere. Un lavoro d'amore come non c'è nient'altro, l'ho giocato così tanto fin dall'inizio della fase di Early Access un po' di giorni fa, sono veramente emozionato perché adesso è un gioco disponibile per tutti, ok? Lui ha pubblicato questo. La gente sotto, gli utenti, gli hanno detto frasi anche abbastanza pesanti, io avevo letto gran bel gioco di merda. Qua gli hanno scritto un gioco in multiplayer con 600 giocatori. Gli hanno scritto il gioco è dead on arrival, è già morto al lancio. Lo studio adesso verrà risciacquato, quindi con un po' di gente che
andrà insomma a casa. E insomma, le risposte da parte della community di giocatori sotto sto tweet non sono state particolarmente allegre, particolarmente positive nei confronti del gioco. Quando ricevi dei commenti di questo tipo, dopo essere particolarmente contento e festoso per il fatto di aver rilasciato un gioco dopo 8 anni di sviluppo, è chiaro che ti girano le palle, per carità, ma se sei uno sviluppatore, dovresti avere la lungimiranza e il buon senso di capire che forse è il caso che ti comporti in maniera quantomeno adeguata, quantomeno distaccata e soprattutto mantieni un minimo di professionalità. Non sei in un bar, non sei a calcetto, quindi quantomeno quello che ci si aspetta è che tu mantenga un minimo di professionalità, appunto. A questi giocatori che hanno commentato in questa maniera, diciamo, non violenta, ma comunque molto sminuente verso il loro lavoro, lui ha risposto nella maniera più stupida e più inaccettabile con cui si potesse rispondere. Gli ha detto: "Che volete che me ne freghi del parere di un bunch of talentless freaks?" Quindi di un mucchio di freaks, quindi stramboidi, psicopatici, senza talento. Quindi i giocatori che commentavano in questo modo il suo gioco nei suoi tweet lo facevano perché erano degli imbecilli senza talento. Tu da Tanto sviluppatore. per migliorare la situazione del gioco. Allora, ascoltami, tu da sviluppatore sei liberissimo di pensare tutto quello che vuoi del tuo gioco, Ma non puoi insultare. sei liberissimo anche di pensare quello che vuoi di quello, dei tuoi consumatori, ok? Se uno ti esprime un determinato parere, tu hai il diritto di pensare quello là è un imbecille che non ha capito niente. Lo puoi pensare, puoi avere questa opinione, è la tua opinione, nessuno te la tocca. Ma testa di cazzo, cerca di capire che quei talentless freaks sono quelli che ti stanno pagando lo stipendio. Imbecille Se proprio. non ci sono quei talentless freaks lì, tu non lavori, idiota. Quindi un commento del genere, pensatelo, scrivitelo su carta a casa, magari lo vai ad appendere sul tuo muro e lo metti accanto alla santina di Padre Pio. Non lo andare a scrivere su Twitter. Non lo andare a postare sotto un commento di chi ti sta criticando il tuo gioco. Se vuoi avere una conversazione costruttiva con chi ti sta parlando, sei liberissimo di cercare di intavolarla e cercare di creare qualcosa di stimolante, ottenere feedback e tutto il resto. Diversamente, stai zitto. Stai zitto. Ignora. Ignorare è la cosa migliore che tu possa fare in questo momento. Non te ne frega niente di quello che dicono? Dimostra che non te ne frega niente di quello che dicono stando zitto. Non commentare. Il tizio invece cosa ha fatto? Ha detto che sono un bunch di talentless freaks, quindi di imbecilli senza talento, ma non si è fermato a questo. Ha continuato cancellando i commenti. A censura. Quindi scrivi una cosa che non mi piace, cancellato. Questo è perfettamente allineato con la cancel culture che c'è negli Stati Uniti, no? La cosa woke dove loro hanno l'idea del cancellare tutte le cose che sono offensive, che sono negative e tutto il resto, no? E quindi c'era gente che commentava, si mettevano a criticare, dicevano che il gioco non andava bene, dicevano che le vendite erano andate male, questi tizi sono stati tutti cancellati. Un utente che era stato bannato, cioè che praticamente non poteva più commentare, gli ha scritto sotto: "La smetti di cancellare i miei messaggi e i miei commenti?" E lui gli ha risposto: "Dammi 8 dollari." Cos'è? Allora, concettualmente,
trasformato in microtransazione la possibilità di essere sblistato per il suo commento. Signore. Tu vuoi che il tuo commento venga pubblicato? 8 dollari, microtransazione. Che deficiente. Un deficiente proprio in piedi. Ovviamente poi alla fine sto tizio ha cancellato il post che aveva fatto dove diceva che era fiero del gioco, bla bla bla, 8 anni di sviluppo, eccetera. Ah, bello, Perché? benissimo. Ma perché ha avuto un backlash dietro che la gente si è incazzata in maniera folle, giustamente, e adesso tutti stanno parlando di questo imbecille che sta gestendo in questa maniera la situazione. Io credo che questo qua adesso avrà qualche difficoltà forse a trovare lavoro. Questo ragazzo non è nemmeno un tizio là dentro, cioè è un artista, è uno che si occupa di animazioni. Di solito questi qua vanno anche come freelance, non sono i più ricercati in genere. Ha detto, pay me 8 dollari per unhide your tweet, quindi Quindi la per... colpa è sua che fanno schifo i personaggi. No, animatore, non designer. Ragazzi, pensiamo a quello che è successo nel mondo degli MMORPG. Ok, vi ricordate i giochi di ruolo massivi online, Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV, World of Warcraft? C'è stato un periodo iniziale in cui la stragrande maggioranza degli MMORPG erano a abbonamento. Tu pagavi un costo mensile, ok, e potevi giocare, potevi loggare e giocare. Perché pagavi un costo mensile? Pagavi un costo mensile perché gli sviluppatori continuavano ad aggiornare il gioco, mettevano nuovi contenuti che tu progressivamente giocavi, salendo di livello, esploravi, bla bla bla. Ok, c'è stato un momento poi in cui il sistema a pagamento mensile è stato soppiantato dal free to play e gli MMORPG hanno smesso tutti di avere un abbonamento mensile. Ci sono state pochissime eccezioni. Final Fantasy XIV credo che sia stata l'unica eccezione che c'è stata all'epoca. Ok? Tutti gli altri MMORPG, dai tempi in cui uscirono le grandi produzioni di Nexon, roba tipo Ion, giochi di Funcom, tipo Age of Conan, tutto quel filone lì, tutti Signore degli andarono, Anelli. Signore degli Anelli, tutti quei giochi andarono su un free to play con microtransazioni, tanto che alcuni giochi che erano usciti e che ti richiedevano un abbonamento mensile, come appunto il Signore degli Anelli Online, ok, l'otro, erano dei giochi che inizialmente ti richiedevano l'abbonamento online per giocare, quindi dovevi pagare il mensile, andarono a modificare la propria struttura interna per passare al free to play ed eliminare l'abbonamento. Com'è andata? Concord è andata bene, è andata bene. Ci sono giochi che continuano tranquillamente a esistere. Lo stesso Lord of the Rings Online esiste ancora, Anges. Ci sono dei sistemi che quando vengono soppiantati da altri non puoi più tornare indietro. E se nel genere degli hero shooter c'è il free to play per la stragrande maggioranza dei titoli grossi, come nel caso di Overwatch 2, tu non puoi arrivartene e tornare con un'idea che è vecchia di 10 anni perché il tuo sviluppo è cominciato 10 anni fa. Concord è un gioco che deve essere free to play. Gli unici nel genere degli MMORPG, chi è che va avanti su abbonamento? World of Warcraft, Final Fantasy XIV. Sono due nomi giganteschi, Final Fantasy XIV e World of Warcraft, che possono permettersi di fare questa cosa. Adesso il prossimo che uscirà con un sistema di pagamento mensile sarà Ashes of Creation, che è un gioco molto atteso, ma che probabilmente uscirà tra un mare di tempo, perché vuole provare a vedere come funziona questo sistema di monetizzazione. Ma tutti gli altri MMORPG funzionano come free to play con microtransazioni.